Presidente Illy ha detto che è un chimico e non è un economista, però ha parlato da economista, Presidente Illy, quindi ci ha fatto capire quali sono le quattro linee fondamentali che sono presenti nel libro. Io le chiederei qualche numero, allora, e qualche, diciamo, dato un po' più specifico per andare su questi quattro temi. Io parto dal primo, così con lei ci può dare qualche, diciamo, strumento di promozione più forte, le politiche industriali che privilegiano l'industria a maggiore valore aggiunto, concretamente cosa vuol dire questo? E soprattutto si può fare in un paese come l'Italia, in cui ogni industria pensa di avere la sua specificità? Dunque, intanto buongiorno a tutti, ringrazio molto il Presidente Idi anche per le gentili parole. In realtà io ho fatto solo lo sparring partner perché il testo l'ha scritto prevalentemente lui come chimico, ma esperto anche di temi, molto esperto di temi industriali. E mi sono limitato a fornire qualche dato che sul commercio estero in modo particolare, ma anche sulla forza dei settori industriali italiani. I quattro punti. Il primo è molto importante perché intanto dobbiamo sempre ricordare che l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa, è anche il secondo paese europeo per numero di pernottamenti di turisti stranieri dopo la Spagna e anche la seconda agricoltura europea dopo la Francia. Quindi abbiamo un'economia reale dove non siamo mai primi, perlomeno a livello aggregato nei tre settori, ma siamo sempre secondi, mentre gli altri paesi sono magari capaci in un campo e poi non sono capaci negli altri. Un'economia reale diffusa, molto forte, e i numeri diciamo, di questo nostro primato nei settori di eccellenza sono impressionanti. Abbiamo raggiunto quasi 100 miliardi di dollari di surplus commerciale manifatturiero con l'estero. Abbiamo la quinta migliore bilancia manifatturiera commerciale con l'estero dopo Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud. Su circa 5.200 prodotti in cui si può suddividere il commercio mondiale, l'Italia è in oltre 900 prodotti, prima, seconda o terza per migliore bilancia commerciale a livello mondiale. Tutto questo è stato realizzato da un sistema produttivo che non ha mai avuto delle politiche, soprattutto negli ultimi anni, economiche particolarmente vicine alle esigenze dell'impresa e con un sistema paese che in molti campi fa acqua da tutte le parti. Più abbiamo il problema del debito pubblico che ci portiamo dietro e quindi questo limita anche le capacità delle politiche economiche stesse perché le nostre capacità di manovra sono molto limitate. I numeri sono importanti anche in termini di per come sono cambiati in questi anni. Cioè, noi avevamo un surplus commerciale 20 anni fa che era fatto prevalentemente da settori di tipo tradizionale e molto basati appunto su fattori di competitività fragili come il basso costo del lavoro, senza dimenticare le svalutazioni competitive della lira degli Che anni adesso non 90, che abbiamo. adesso non ci sono più. Oggi con l'euro siamo assieme alla Germania e soltanto con la Germania su 28 paesi dell'Unione Europea, l'unico paese appunto con la Germania ad avere un surplus commerciale sia con i paesi UE sia con i paesi extra UE, non solo nei settori tradizionali dove eravamo già forti prima, che si sono spostati sull'alto valore aggiunto, quindi parlo di moda, di mobili, di arredo casa in genere, piastrelle, ceramiche. Lo stesso alimentare, i vini, lì siamo andati tutto sugli alti valori aggiunti. Pensate anche all'epopea del vino, dove siamo passati dallo scandalo del metanolo ad avere dei vini di eccellenza mondiale. Ma abbiamo anche nella meccanica mezzi di trasporto ormai una bilancia commerciale nettamente attiva sia con i paesi UE che con i paesi Sì, extra però UE. professore, se è tutto vero quello che è vero, e poi io queste cose gliele ho sentite dire, se mi permette, anche qualche anno fa, quando invece si gridava alla crisi e alla morte dell'Italia, però le chiedo, allora cosa vuol dire se l'industria, questi signori e non solo loro, si sono dati da fare da soli, nonostante la mancanza di politica industriale, poi è il secondo tema che ha detto il Presidente Illy di politiche fiscali, hanno fatto da soli, forse
non hanno così bisogno che qualcuno si occupi da loro. Io magari puoi avere un po' di allergia, no, non so come la pensa, però alcuni temono, state buoni, non vi occupate dei nostri affari perché rischiate di fare peggio, è la domanda diciamo un po' provocatoria che le faccio. Beh, è vero che se la sono cavata spesso da soli, ma non si può sperare sempre nello stellone italico, nel senso che le sfide globali sono sempre più importanti. I problemi del paese, quelli del sistema paese, si fanno sempre più gravi. Mm. Siamo anche un paese con una bassa crescita, anzi abbiamo una decrescita demografica. Per darvi un esempio, negli ultimi 4 anni abbiamo perso 250.000 persone in termini di popolazione italiana, mentre la Germania ha aumentato di oltre 2 milioni. Avere 2 milioni di persone in più, banalmente anche in termini di bocche da sfamare, di gente che si deve anche solo mettere addosso dei vestiti, significa far crescere il PIL. Se tu hai 250.000 persone in meno, tra l'altro sarebbero molte di più se le nettassimo del contributo dell'immigrazione. Tenete conto che l'immigrato consuma meno, diciamo, di un abitante italiano storico, diciamo, certo. Consuma diversamente, in più rimette all'estero gran parte dei redditi che produce. Quindi l'Italia ha subito uno shock anche demografico negli ultimi anni. Di fronte a uno scenario così complesso, alto debito pubblico, decrescita della popolazione, divario nord-sud che la crisi ha accentuato, perché di quei 100 miliardi di surplus commerciale con l'estero, il 90% li fa il nord e il centro, il sud non è presente. Il sud ha le sue opzioni, al turismo, all'agricoltura da sviluppare, ma anche lì servono politiche economiche, quindi non è che il paese può stare senza politiche economiche. E la sfida è proprio questa, quindi queste quattro, diciamo, ricette che sono state qui indicate sono molto importanti. La prima perché significa assecondare delle politiche che spingano i settori a diventare leader di nicchia, perché poi leader di nicchia non è che vuol dire fare 30 milioni di euro, le nostre nicchie sono nicchie da 200, 500, 1 miliardo di euro di surplus commerciale con l'estero, quindi sono nicchie importanti. Certo, non siamo la Corea che con un solo settore fa 50 miliardi di dollari di surplus commerciale. Settore in cui noi non ci siamo, mi sembra. Ed è quel settore dove abbiamo detto prima che non ci siamo. Però negli altri, e ne abbiamo una quantità enorme, abbiamo dei surplus importanti, aziende leader. E quindi questa è la direzione giusta. Le politiche economiche degli ultimi anni, che sono in gran parte incompiute, anche perché siamo finiti in questo cul-de-sac in cui ci troviamo oggi, perché le stesse politiche economiche non sono state premiate dall'elettorato, hanno mirato in parte a fare delle prime riforme rispetto al passato. Una delle più importanti, secondo me, è stata la politica sugli investimenti delle imprese. Guardate che grazie innanzitutto al rifinanziamento banalissimo della Sabatini, la vecchia Sabatini, sì. Poi è stato fatto il superammortamento, poi è stato introdotto il patent box, poi tutto il complesso dell'industria 4.0 che è diventata impresa 4.0 quest'anno. L'Italia, se prendiamo i 10 più grandi paesi ricchi dell'Unione Europea, è al terzo posto per crescita accumulata degli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto negli ultimi 3 anni, più 22%, la Germania ha fatto più 10%, è una vera rivoluzione perché molte imprese si stanno ammodernando, non solo nei settori high tech, vi basti dire che nella farmaceutica stiamo sorpassando la Germania per fatturato manifatturiero farmaceutico, proprio in queste ore praticamente, perché eravamo arrivati quasi uguali, stiamo andando oltre la Germania, ma anche nella meccanica, mezzi di trasporto e persino nei settori tradizionali della moda, dove sono stati fatti investimenti in macchinari tessili, banalmente, mi spiegavano all'Acimit negli ultimi giorni, che non si vedevano da anni, cioè c'è gente che ha comprato macchine che per 10-20 anni non venivano nemmeno più comprate perché non serviva, si pensava non servissero più. Quindi c'è una rivoluzione, poi tutto è stato digitalizzato, le imprese stanno imparando a far parlare le loro macchine con quelle dei clienti, dei fornitori, dei subfornitori. È un nuovo tipo di industria quello che stiamo vedendo crescere e quindi questa è una politica da proseguire. Gli altri punti sono altrettanto significativi perché... Istruzione e promozione, cioè storytelling, che poi ne parleremo durante le altre tavole. Qui noi abbiamo un modello straordinario che è quello del modello dell'industrializzazione lombarda e del nord Italia in genere del fine 800. Cioè noi dobbiamo ricordarci che avevamo a Milano la scuola di arti e mestieri dove c'era gente come Giuseppe Colombo
o come Ettore Conti, che è stato uno degli antesignani, anche lui, dell'energia elettrica in Italia, che andavano a insegnare in queste scuole e si impegnavano in prima persona per forgiare tutti quei tecnici e quegli ingegneri, quelli che sarebbero poi diventati anche ingegneri, che hanno costituito la base dello sviluppo manifatturiero italiano. Abbiamo oggi dei settori di eccellenza che hanno nella loro storia il fatto che avevano degli istituti tecnici che hanno aiutato a crescere le manovalanze, gli impiegati, gli addetti. Pensate all'istituto tecnico Aldini Valeriani, oggi siamo leader mondiali nelle macchine per imballaggio, e lì c'era un istituto tecnico che per anni ha funzionato. Oggi è un po' in crisi, ma il modello è quello. E effettivamente il divario tra il numero di diplomati e la richiesta del mercato, come citava prima il Presidente Illy, è enorme, è la vera sfida da portare avanti. Noi non possiamo avere un divario di questo genere, anche perché l'industria 4.0 sta facendo crescere il fabbisogno di queste tipologie. Quel divario deriva da un gap tra la formazione dei giovani studenti e le richieste delle aziende, o dalle aspettative, ad esempio, di stipendio che hanno i giovani che vogliono entrare sul mercato del lavoro e quello che le aziende possono fornire, visto anche la fiscalità e il cuneo fiscale? Ma è anche un problema culturale di informazione, perché non è affatto vero che alcune tipologie di professionali legate alla manifattura siano poi così mal retribuite. Addirittura l'agricoltura: noi abbiamo oggi degli indiani che mungono le mucche alle 3 di notte in Emilia Romagna, che guadagnano di più di certi laureati che lavorano nei call center, che hanno sbagliato indirizzo e hanno scelto un indirizzo professionale che oggi non ha più magari sbocco sul mercato. Quindi bisogna anche, secondo me, che la cultura spieghi che cos'è la manifattura italiana, che oggi non è più stare, diciamo così, in una fonderia, avere la fuliggine addosso, ma significa saper gestire dei robot, farli dialogare tra loro. Questa è la nuova manifattura, tanto nel tessile abbigliamento come nella farmaceutica, come nella meccanica. Bisogna insegnare queste cose e spiegarle bene anche ai giovani, perché i giovani sono molto spaesati in questo momento, perché non hanno più la certezza di quale tipo di strada intraprendere, e gli stessi genitori, io vedo nelle scuole, all'università dove insegno, non sono in grado di aiutarli nel fare le scelte, perché vivono ancora pensando che o si fa il medico, o si fa il notaio, o l'avvocato, o il giornalista magari, ma oggi non è più così facile come una volta avere successo in questi tipi di carriera. Senta, l'ultima domanda però, perché gliel'ho fatta come prima, ma la volevo capire proprio bene: sono necessarie politiche economiche settoriali? Cioè è necessario che sia pensato per tutti una politica fiscale, una politica di istruzione, una politica industriale, o lei pensa qua nella casa di alta gamma, presa soltanto per qualche ora, poi resta quella della politica, che siano necessarie politiche settoriali? Ma io credo che nella manifattura lo sforzo che è stato fatto in questi anni sia stato quello di non comportarsi più come in passato, dove decideva il pubblico quali erano i settori da privilegiare, ma oggi e negli ultimi anni è stata fatta la scelta di rafforzare i fattori produttivi, i fattori di competitività, agevolando appunto gli investimenti, indipendentemente da chi li fa, tessile, abbigliamento, chimica. Cioè, sono state fatte delle scelte per mettere le imprese nelle condizioni di essere più efficienti. L'altro punto cruciale, ovviamente, ed è l'ultimo citato, è quello di aiutare la promozione, lo sviluppo internazionale delle imprese e lo stesso turismo, dove forse quello è l'unico caso in cui, essendo clamorose le opportunità che abbiamo e tanto poco che è stato fatto per aiutare il turismo, ivi compreso il fatto che purtroppo le competenze del turismo, non avendo votato sia al referendum, sono rimaste in capo alle regioni, che fanno una confusione enorme sul turismo, ciascuna va per conto proprio. Questi è un caso particolare quello del turismo, dove forse lì va studiata una politica complessiva, ma nell'industria bisogna assecondare anche questa capacità delle imprese di proiettarsi sui mercati internazionali. Le associazioni di categoria, per esempio, in questi anni hanno apprezzato il fatto che anche in questo caso si è deciso di puntare per esempio sulle grandi fiere, investendo molto su alcune manifestazioni che sono delle portaerei per il Made in Italy, sia quando si svolgono in Italia che all'estero, ed è stata molto incisiva. Sono stati dati anche dei fondi come non erano mai stati prima dati per la promozione del commercio estero, triplicati rispetto alla media del passato. E i risultati si vedono, perché
Ripeto, il turnaround della nostra bilancia commerciale dal 2008 al 2017 è stato il più grande che si sia visto in Europa, cioè noi abbiamo migliorato la nostra bilancia commerciale complessiva con dentro il deficit energetico di oltre 55 miliardi di euro. Erano i 100 miliardi di cui parlava prima lei? Sì, questa bilancia è cresciuta negli ultimi 10 anni, non solo perché abbiamo avuto l'austerità, quindi si sono ridotti un po' i consumi e le importazioni in un certo momento, ma perché le esportazioni hanno continuato a viaggiare alla grande. Non è che bisogna pensare, come pensano i tedeschi, che se siamo più bravi a esportare il PIL cresce di più. Perché ormai sono 5 anni che neanche la Germania riesce a far crescere il PIL con l'export, in quanto l'export cresce ma cresce anche l'import. Quindi la domanda estera netta come contributo al PIL tedesco non ha dato più niente. Lo dava prima quando i tedeschi sono entrati nell'euro, per i primi 10 anni, avendo un mercato interno europeo dove per la prima volta non dovevano più combattere con la lira svalutata o con altre monete svalutate, ci hanno inondati di automobili tedesche di lusso a buon mercato e lì hanno costruito la loro fortuna, la loro crescita patrimoniale, la loro posizione finanziaria netta sull'estero, il 60% del PIL, perché sono entrati nell'euro i tedeschi. Noi siamo entrati nell'euro e siamo rimasti comunque competitivi nonostante le difficoltà dei settori a basso valore aggiunto, della concorrenza cinese. Abbiamo fatto questo turnaround. Come ha citato ieri il governatore Visco, abbiamo una posizione finanziaria netta sull'estero che oggi è migliore anche quella di quella della Francia, per non parlare di quella della Spagna, che è negativa per l'80% del PIL, e abbiamo oggi un sistema fortemente proiettato sui mercati internazionali. Deve rimanerci non per far crescere il PIL, ma perché avere una bilancia commerciale attiva è un modo per incrementare il patrimonio della nazione più che la crescita del reddito. La crescita del reddito oggi è affidata quasi ovunque alla crescita della domanda interna, consumi che però sono sappiamo là. Che langue, e questa è l'altra sfida dell'Italia, perché con i consumi fiaccati, diciamo così, a valore assoluto da una bassa crescita demografica, bisogna che ci inventiamo qualche cosa anche in questo campo. Voglio ricordare che banalmente alcune misure compatibili con i conti pubblici, quelle della cosiddetta flessibilità che sono state trovate, hanno permesso all'Italia, tra i 10 più ricchi grandi paesi dell'UE, di avere la più forte crescita dei consumi pro capite negli ultimi 3 anni. Bene, si fermi qua che siamo già diventati tutti ottimisti. Adesso vediamo, grazie al professore Porti, vediamo se devo fare un applauso. Vediamo questo breve video del premio Nobel Michael Spence. Grazie professore. Good morning, ladies and gentlemen. My name's Michael Spence. I'm an economist, and hence a lowly representative of what is sometimes called a dismal science, more or less the opposite of what you do every day and what you represent in Aldegama and your various companies. I was very privileged and very pleased to be asked by Andrea Ely to contribute to this project, because I think it's terribly important, and I think it has enormous potential to help in the process of restoring what you might call vigorous and inclusive growth in the Italian economy. You are all aware of the challenges that we face, and I'm sure this morning there will be some difficulty in avoiding having conversations focused on immediate issues having to do with turbulence in the financial markets, political uncertainty, and questions surrounding the cohesiveness of the various parts of the European Union. But I think it is important to focus on these longer term issues. Very briefly, my view is that the central issue facing the Italian economy is to restore a vigorous pattern of growth, and one that's inclusive in the sense that it doesn't leave people out. I don't see any way out of the present difficulties. You all know what the problems are. The per capita GDP is below where it was at the start of the crisis. It's the nominal growth is not high enough yet to produce any significant deleveraging, and if the recent proposals with respect to fiscal activity and so on were implemented, I think it would almost certainly produce a confrontation with the European Union.
So hopefully we will avoid those things. But I do think that in a blizzard of uncertainty and challenges, there is sometimes a tendency to lose sight of the fact that there are tremendous strengths in the Italian economy. And those strengths tend to focus on innovation and creativity, what you all do every day, what your people do, what you represent, and what Alta Gamma represents. And I think Andrea Ely is right to encourage us all to think creatively about how to leverage that enormous wealth in the Italian economy to try to make a contribution to solving the immediate challenges. We know that creativity and innovation thrives best in what have come to be called ecosystems. And we've known this for a long, long time. It occurred in ancient civilizations in various places. It occurred in a spectacular form in the Italian Renaissance. And when you look around the globe, in sector by sector, country by country, region, and especially city by city, you see examples of it. It's very important. It exists here in multiple sectors, many of which you represent. But I think there's an opportunity to energize these things even more. My judgment, based on a fair amount of contact with a lot of different countries and regions over the past 10 or 15 years, is that the ecosystems in Italy, while they exist, are insufficiently open and not sufficiently powerful. And I think there's a huge opportunity, which I tried to write a little bit about in the volume that you'll be discussing today. And that is, there's an emerging pattern of taking existing ecosystems that promote innovation and creativity and in a sense, turbocharging them with a digital underpinning. And what those digital underpinnings look like, they're built around platforms. And what they do basically is make it easy to enter the ecosystem. I think this is especially important in Italy. You know, one of the things that worries me most, and I suspect worries many of you, is that there is some risk that in Italy's most important export is going to be very talented and creative young people. And so opening up these ecosystems and making them properly financed, lowering the entry barriers, and making them inclusive strikes me as A, important, and B, a huge opportunity. And I do think that the platform-based digital underpinnings that you're starting to see in numerous ecosystems are a very big opportunity. I'm very sorry not to be with you. I wanted to be there to listen and learn. I'm sure I'll try to catch up with you later, but I wish you all an enormously productive and stimulating day. Thanks for letting me talk for a minute. Chiamerei Lucrezia Reichling, se possibile, sul palco, economista del London School of Economics. Buongiorno. Allora, la prima domanda ovviamente riguarda, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, qual è la situazione macroeconomica italiana, qual è il suo punto di vista, cosa vede? Ma diciamo, molto è stato già detto dai precedenti speakers, quindi non vorrei ripetere cose già dette, però in sintesi luci e ombre. Le ombre sono, come ha ricordato il Presidente Illy, una situazione di bassa produttività e bassa crescita rispetto ai nostri partner storici, quindi la Germania che nasce dagli anni 90, che poi si combina alla crisi del 2007-2012 e che quindi è una crisi devastante che ci trova già fragili. In questa situazione, su cui vorrei ritornare perché credo che sia importante riflettere perché gli anni 90, perché questo secondo me è un punto che ci aiuta a riflettere su cosa dobbiamo fare oggi, e ci sono poi invece ci sono le luci, quelle che con forza tutti voi volete sottolineare perché dobbiamo avere un po' di ottimismo, giusto?
queste luci in realtà si intravedono già dal 2010, e questo per esempio risulta dall'indagine sulle imprese fatta dalla Banca d'Italia, in cui si vede che dal 2010 una parte del nostro settore produttivo, non tutto, comincia diciamo un riscatto in qualche modo, e infatti nel panorama delle imprese italiane si vede una grandissima eterogeneità. Cioè le imprese medie e le imprese più grandi ce la fanno, sono altrettanto competitive e produttive delle tedesche e delle francesi. Le imprese piccole sono meno produttive delle grandi, questo è ovvio, ma sono anche meno produttive delle piccole, delle tedesche e delle francesi. Ora, la dimensione, si sa, è importante, è legata alla produttività. Le imprese piccole non ce la fanno a percorrere la sfida dell'internazionalizzazione, e sono quelle che più soffrono, diciamo, della scelta che l'Italia ha fatto negli anni 90, che è quella di entrare nell'euro e quindi di competere non più sul tasso di cambio, ma su invece le altre leve della competitività, che hanno a che fare con la capacità di innovare e portare, diciamo, quello alto valore aggiunto che appunto ricorda il vostro libro. Quindi direi luci ed ombre. Ritorno un momento sulla questione degli anni 90, perché ci si deve porre il problema: perché, che cosa è successo negli anni 90 in Italia? Cioè, noi dal dopoguerra siamo cresciuti sempre allo stesso tasso pro capite della Germania, siamo appiccicati alla Germania. Da metà degli anni 90 si vede che l'Italia piano piano comincia a divergere, e quindi bisogna chiedersi perché. Ora, se si vede che cosa è successo negli anni 90, c'è stata una sfida tecnologica diversa da quella di oggi, però altrettanto distruttiva, perché è stato, diciamo, il periodo dell'entrata massiccia di quello che si chiama ICT, Information Communication and Technology, che quindi ha posto alle imprese delle nuove sfide che l'Italia ha perso, che l'Italia non è riuscita, infatti se si vedono gli investimenti in intangibili, gli investimenti in questo tipo di servizi, nei servizi, diciamo, legati alla tecnologia, eccetera, l'Italia comincia ad essere dietro ai suoi partner storici. Quindi la nostra forza tradizionale manifatturiera, di fronte a questa sfida, non è riuscita. A questo punto ce n'è un'altra di sfida altrettanto e forse ancora più complicata da percorrere, che è quella di un altro tipo di organizzazione del commercio internazionale, della globalizzazione e ovviamente delle nuove tecnologie, e si vede che una parte dell'Italia ce la sta facendo, però nell'aggregato, quando si guarda il macro, il nostro tasso di crescita, anche adesso che le cose vanno un po' meglio, è comunque un punto percentuale più basso di quello dei nostri partner europei. È molto interessante, ovviamente, questa analisi. Le faccio una domanda molto specifica. Quella narrazione che spesso abbiamo sentito dire, cioè che una parte dell'industria italiana, quella a minor valore aggiunto, è stata spazzata via più che dall'ICT, ma evidentemente è una conseguenza della globalizzazione indotta dal WTO, cioè dalla liberalizzazione dei commerci e dall'entrata di paesi a basso costo del lavoro, è soltanto, diciamo, non è del tutto corretta, perché avviene quella alla fine degli anni 90, nel 2000. Prima negli anni 90 c'è l'ICT, cioè quindi le nuove tecnologie, poi l'inizio di un'accelerazione della globalizzazione, quindi che richiede un altro tipo di competizione sui mercati. Ora, l'Italia ha sempre avuto, diciamo, delle debolezze e delle forze. Ora, qui forse vale la pena ricordare, dire qualche cosa sull'euro, visto che mi sembra un tema abbastanza come dire, importante in questi giorni. Cioè, si può anche dire, se l'Italia non fosse entrare nell'euro ha avuto evidentemente delle conseguenze per questa parte del settore industriale delle più piccole, nel senso che quel tipo di sviluppo basato appunto su svalutazioni competitive e inflazione non è stato più possibile. Questo è stata una scelta. Noi in Italia abbiamo fatto questa scelta, cioè quando Ciampi, i padri, diciamo, di questo progetto, hanno fatto questa scelta pensando che l'Italia, il destino dell'Italia non era quello
di un paese emergente, ma era quello dell'Europa sviluppata, che quindi la nuova globalizzazione poneva altre sfide, che quindi la competizione non si fa col cambio, ma si fa investendo in ricerca e sviluppo, si fa investendo su education, eccetera, eccetera. A questo punto possiamo legittimamente porci il problema, ce l'abbiamo fatta o no? Siamo ancora interessati a perseguire questo progetto o no? E qui è dove l'Italia, secondo me, si divide, e si divide tra perdenti e vincitori. Cioè, non dobbiamo nasconderci, cioè, se noi vogliamo un sistema paese che funzioni con le piattaforme, l'ecosistema, tutte le cose bellissime che voi dite, che io condivido appieno. Dobbiamo però ricostruire i pezzi di un paese che è profondamente diviso tra chi ha perso e chi ha vinto. E questo paese deve in qualche modo rimettersi d'accordo su cosa vuole fare. E l'euro è al centro di questa discussione, che è esplosa. Due economie molto diverse, come quella inglese e quella svizzera, che però ha un po' di aziende di alta gamma, mettiamola così, e quella inglese non è che sono sganciate da questo, diciamo, modello vincente per il solo fatto di non aver adottato una moneta unica. Glielo chiedo per capire qual è invece il loro modello, qual è stato, non per parlare di... Assolutamente, io credo che la Svizzera e l'Inghilterra sono due paesi molto diversi. Sì, beh, anche di dimensioni La parte, completamente. diciamo, dell'Inghilterra manifatturiera ha pensato, diciamo, di avere un vantaggio. Secondo me non hanno in realtà, se si segue il dibattito inglese, il problema dell'Inghilterra non era tanto quello di competere sul cambio, ma quanto di mantenere una sovranità sulle decisioni di politica estera, sulle decisioni regolamentari, eccetera. Con il referendum i nodi sono venuti al pettine perché anche loro si sono resi conto che rimanere soli come un'economia relativamente piccola ed esposta, quindi alle fluttuazioni, diciamo, internazionali, non è così semplice, tant'è vero che anche in Inghilterra c'è una discussione furiosa, ancora peggiore che quella che stiamo vivendo noi in questi giorni, su restare o no nel mercato unico, e diciamo, il paese è completamente diviso su questo. Anche questa è una scelta strategica. Anche lì c'è un paese diviso con il nord manifatturiero che ha certi interessi e Londra che potrebbe diventare Dubai, però è un paese che in quel modo si divide e che quindi vota in modo diverso. E credo che, insomma, la Svizzera è un paese molto più piccolo ed è un paese che ha enormemente sofferto ad avere la sua valuta, ha avuto una grandissima, diciamo, instabilità finanziaria negli ultimi anni proprio perché è una piccola economia esposta alle fluttuazioni del cambio. Ricordiamoci che noi prima dell'euro abbiamo fatto varie esperienze di serpenti monetari, eccetera, eccetera, quindi altro che spread, ok? Tanto per essere chiari. Un'ultima domanda, una delle ultime domande che le voglio fare è se il modello, sono insomma un po' influenzato da alcune letture, però se il modello futuro dell'economia sarà basato non più sui confini delle nazioni, ma su quello che lei un po' involontariamente forse mi ha suggerito, Londra, Dubai, Milano, cioè le grandi città che poi sono i poli non solo dell'alta gamma, ma anche del pensiero e degli ecosistemi del futuro. Ma io non credo, cioè credo che il futuro, cioè credo che sicuramente questo spunto di queste città metropolitane, Sì. Singapore, cioè questo, sicuramente ci sarà sempre uno spazio nel mondo per questo tipo di isole, diciamo credo però che sempre più noi, il mondo è nelle mani dei grandi, della Cina, degli Stati Uniti. E in questo senso la scelta di stare in Europa è strategica anche in questa direzione. L'Italia da sola non è ness a nessun tavolo importante su cui si decide il futuro di regulation, trade, eccetera. E questa è stata anche l'idea strategica, che non è solo un'idea economica, ma è un'idea di che cosa sono piccoli paesi oggi in un mondo di giganti in cui la Cina, l'India, i grossi paesi emergenti hanno ormai un peso economico tale e una crescita demografica che ci they squeeze to. E dal punto di vista economico, strettamente economico, il business dell'alta gamma ha un, abbiamo parlato di valore aggiunto, ed è un termine, diciamo,
contabile, se mi permette. Io invece voglio dare un sovrappiù, diciamo, psicologico. Vendere un prodotto di alta gamma, avere una presenza di alta gamma fatta in Italia, vuol dire raccontare, portare appresso un'altra parte del paese, oppure in realtà è soltanto un business che finisce là? No, io, mi è piaciuto molto leggere il vostro libro e vedere appunto, ci sono moltissimi spunti. Ci sono solo due, io tra l'altro, nonostante viva a Londra, credo moltissimo in questa idea delle piattaforme e diciamo di un sistema di ecosistemi che intreccino settori diversi. Quindi l'alta gamma, il turismo, l'agricoltura, un certo modo di fare l'agricoltura. Infatti, diciamo, la mia attività non profit in Italia, in Sicilia, sto tentando disperatamente di fare una cosa di questo tipo, cioè di una piattaforma che sia un po' pensatoio, ma anche molta formazione per le imprese, che metta insieme le imprese di successo del nord insieme a quelle che forse ce le possono fare del sud, in un posto che è stato molto diversificato, molto desertificato. Non ci facciamo illusioni, però, appunto, è molto complicato mettere insieme questa cosa, anche perché la grossa cosa, lo grosso shock negativo che è successo in Italia è stata questa emigrazione giovanile a livello Che abbiamo skilled, sentito, sì. che abbiamo sentito prima, che è veramente molto, molto allarmante. Quindi io credo che al centro di queste riflessioni intorno all'alta gamma bisogna fare un discorso molto aggressivo su come si possono riattrarre i giovani, e soprattutto poi in aree del paese come quella del Sud Italia, in cui questo fenomeno Ma lei si è fatta è un'idea di come devastante. si possa fare? Lei che sta in uno dei posti che sono più attrattivi al mondo, da tutti i punti di vista, cioè Londra. Ah, pensavo alla Sicilia. Lo è in Mi delude, effetti, mi lo è in effetti. delude. No, io a Londra non ci voglio più stare, sono usciti Ma dall'Europa, come? voglio tornare in Ma veramente? Italia. Attenta che le stanno per chiamare, se vede un numero Sì. sconosciuto 06 dal Quirinale è sicuro che la Vabbè, tengono a Roma, eh? Non ha ricevuto telefonate, mi ha detto. niente Guardi, cambia telefonate, tutto niente nel giro di telefonate. pochi minuti. Sì. E non la tengo oltre, Va grazie, bene, grazie. 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 Grazie.